Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Da questo posto, ecco, da questo luogo in particolare, è un luogo dove Padre Pio si tratteneva in preghiera circa un'ora prima di spostarsi poi verso il coro e salutare con la benedizione, quindi la recita dell'Angelus, i tanti fedeli che giungevano qui a San Giovanni Rotondo. Ecco, su questo saluto di Padre Pio, Padre Costantino Capobianco, nei suoi detti aneddoti, racconta spesso che quando si trovavano nella sua cella, ecco, un giorno in particolare, si sentivano i devoti, i figli spirituali, i pellegrini che attendevano Padre Pio, attendevano da parte sua un saluto. Lo chiamavano Padre Pio, Padre Pio. Nella stanza vi era Padre Costantino insieme a Padre Clemente, c'era anche Padre Clemente da Postiglione e poi c'era anche Fra Daniele Natale. Lui ricorda che i pellegrini dicevano sempre: Padre, dateci una benedizione nel momento in cui si aprì la finestra. E subito Padre Pio, sventolando il fazzoletto bianco, gli diceva: sì, figli miei, sì, figli miei. Chiaramente loro, scrive Padre Costantino, non potevano notare e soprattutto non potevano ascoltare Padre Pio perché la distanza era tanta, però potevano notare da questo sventolio del fazzoletto bianco i palpiti del suo cuore, che era contento nel vederli. E proprio per questo racconta ancora Padre Costantino Capobianco che una sera si trovavano sempre loro, Fra Daniele, Padre Clemente da Postiglione, e c'era anche Padre Costantino. Erano appena ritornati su, lo avevano accompagnato nella stanza, nella cella numero 1, e Padre Costantino disse a Padre Pio: Padre Pio, io le voglio offrire gli anni che mi rimangono di vita, così lei fa ancora tanto bene alla gente. E Padre Pio disse seccamente no. E allora incalzò Padre Costantino dicendogli: ma padre, mi permetta almeno che muoia prima io, in modo tale che lei mi può assistere nel momento della mia morte, e poi lei se la vedrà per conto suo. E Padre Pio subito ribatté: perché io dal cielo non posso venire?